nuovo appuntamento su Telebelluno ed in rete di fiori e piante della montagna bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. La domanda che ti pongo oggi è una domanda difficilissima. Per Ettore è uno scherzo. No, mi è venuto in mente, ci sono delle piante, per esempio, che crescono spontanee qui nel bellunese, ma che sono le trovi solo ed esclusivamente in una determinata zona del bellunese? Ma certo che ci sono di queste piante, Giorgia, e ne vediamo proprio una oggi. Scendendo lungo il sentiero che dal Monte Favergera porta al lago di Santa Croce, in una vasta distesa prativa, già da lontano ho notato una grande macchia di colore rosso. Mi sono avvicinato e con mia piacevole sorpresa ho visto che si trattava della fioritura di numerose piante di Peonia officinalis, che immediatamente ho immortalato con la cinepresa per proporle in questo nostro incontro prima di tornare con la Giorgia. Come possiamo osservare dall'immagine, si tratta di una pianta assai decorativa, anche se in realtà l'odore che emana è poco gradevole. Rimane comunque una forma vegetale che reca la sua vivace nota con i vistosi fiori ai pascoli subalpini fino a un'altitudine di circa 1800 metri, dove fiorisce già ai primi di maggio. Il suo fusto è semplice e flessuoso e in condizioni ottimali può raggiungere i 70 cm di altezza. Le foglie appaiono picciolate, sono grandi, piuttosto consistenti, di un bel verde sulla pagina superiore, mentre l'inferiore è decisamente glauca e due o tre volte ternate con lobi lanceolati acuti. Il fiore unico e terminale è molto grande, anche 12 cm di diametro, ed è formato da 5 oppure 8 petali largamente ovati di un brillante colore rosa intenso, tra i quali spicca la corona degli stami giallo dorati. Anche la storia di questo fiore è davvero molto interessante, Ettore, ma l'origine del nome Peonia da dove deriva? Adesso ti spiego io da dove deriva questo nome. Almeno da quanto ho letto io, ci viene dall'antichità. Nel quinto libro dell'Iliade si legge infatti che Peone, il mitico medico greco, con la nostra Peonia avrebbe curato e guarito sia Marte sia Plutone ferito da Ercole. In realtà ci troviamo di fronte a una pianta velenosa, da cui si traggano alcaloidi ad azione antispasmodica e sedativa. Non trova invece conferma il potere antiepilettico che esaltò la pianta durante il Medioevo. Terminiamo con una curiosità che ci viene dalla Cina imperiale, dove molti secoli avanti Cristo la peonia era amata in modo maniacale dall'imperatore, che la faceva raffigurare sulle preziose porcellane dell'epoca. Ancora oggi in Cina la nostra pianta è considerata regina dei fiori. Anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo, grazie Ettore. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese, anche su internet, su YouTube. Ciao. Ciao.